Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, io sono Giulia. In questo Focus parliamo della 14ª 2022 con tutte le novità di cui parla il nuovo messaggio IMSS numero 2592 del 28 giugno, con cui l'istituto informa che nel mese di luglio provvederà d'ufficio ad erogare la 14ª per i pensionati. Beneficiano della mensilità aggiuntiva soltanto i pensionati che rispettano determinati requisiti, ovvero non hanno superato un reddito personale di 13.633,11 euro annui e alla data del 31 luglio 2022 hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni. I pensionati che perfezionano il requisito anagrafico dal 1 agosto 2022 per la gestione privata ed ex EMPALS o dal 1 luglio 2022 per le pensioni della gestione pubblica al 31 dicembre 2022 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2022, la 14ª sarà attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2022. L'importo della 14ª dipende dal reddito e dagli anni di contribuzione. Si va da un minimo di 336 euro a un massimo di 655 euro e la data di accredito è fissata al 1 luglio, insieme alla pensione, per coloro che si avvalgono degli istituti di credito e per i pensionati che utilizzano i servizi di Poste Italiane. La 14ª non spetta invece ai percettori di pensione di invalidità civile, a chi riceve assegni sociali, rendita INAIL o pensione di guerra. Inoltre non viene erogata a coloro che sono titolari di pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa enti locali, trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati, pensioni della ex Sportas. Il messaggio IMSS ricorda infine che se un pensionato non riceve la 14ª ma ritiene di averne diritto, ha la possibilità di presentare domanda di ricostituzione online sul sito internet dell'IMSS utilizzando le credenziali di accesso SPID, Carta Nazionale di Servizi o Carta d'Identità Elettronica 3.0, oppure in alternativa rivolgersi agli istituti di patronato. E per ora è tutto, al prossimo Focus! Radio UCI.